All'estero 4 milioni di elettori con passaporto italiano hanno già cominciato a ricevere le schede per il referendum. Possono già votare, dunque, possono farlo fino al 1° giugno, nonostante la Cassazione debba ancora decidere se le nuove norme contenute nel decreto Omnibus, che congelano tutti i programmi sull'atomo, rendano inutile o meno lo svolgimento della consultazione popolare. La sentenza della Cassazione è prevista proprio per mercoledì 1 giugno e non è ancora chiaro che cosa succederà dei voti dei nostri connazionali all'estero nel caso in cui questo referendum dovesse saltare. Decidere dunque se abrogare le leggi che hanno riaperto la strada al nucleare e la norma sul legittimo impedimento. Su questo gli italiani sono chiamati a esprimersi il 12 e 13 giugno, oltre che su due quesiti sull'acqua, uno sulla cosiddetta privatizzazione, l'altro sui profitti legati alla commercializzazione della risorsa.